micro ebook che Irene Rosazza ci propone sembra ad un primo sguardo essere luogo di contrasti di ogni tipo, cromatici, tematici, persino tecnici. In realtà, però, tali contrasti risultano essere solo apparenti e finiscono per ricomporsi in un interessante, armonico, dinamico equilibrio. Tale equilibrio risente anche della differente velocità della rappresentazione. Alla lentezza della foglia goccia verde segue infatti l'indeterminatezza della forma bianca, che in maniera trasognata, senza definire, segna il momento del cambiamento, l'infinito della possibilità. Cambiamento che viene accolto, proposto, portato a termine, ma anche reso possibile dal rosso della mano, pronta ad offrire terreno fertile su cui germogliare, prosperare, trasformarsi e crescere. Ma una volta germogliato e cresciuto, il sentimento è pronto a spiccare il volo e tornare verso il sole occhio, dandoci l'impressione, nella pagina che chiude il lavoro, di un andamento circolare, ciclico. Ci spinge a ripartire immediatamente, ricominciando a sfogliare il libro, ripercorrendone i passi, seguendo l'andamento lento ma inesorabile delle linee curve che lo compongono. Il libro d'artista di Irene Rosazza, realizzato in computer grafica, compie un doppio salto. Dal virtuale infatti si fa oggetto reale, fisico, e poi si smaterializza di nuovo, per divenire ebook, in un doppio passaggio metaforico. In tale movimento ci parla di composizione di contrasti, di armonia e di passione che trovano il proprio punto d'equilibrio. In poche, apparentemente semplici pagine, compiamo un viaggio nella visione dell'artista e ne usciamo rasserenati.